Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è Il Risparmio. Oggi, anche oggi, ospite d'eccezione abbiamo Giorgio Pecorari di GP Invest. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Giorgio. Ciao Pasquale, ciao. Allora, prima di tutto grazie di aver accettato l'invito. So che in questo momento sei molto, ma molto impegnato con vari progetti. Poi magari ne parliamo anche all'interno dell'intervista. Ok. Allora, prima di partire un po' con le domande, perché non parli un po' di te? Nel senso, chi è Giorgio Pecorari? Da dove è partito e cosa farà da grande? Perché vedo che sta crescendo parecchio. Ok, allora, io nasco... ho studiato come ingegnere, sono ingegnere meccanico. E sono di Modena, quindi un po' per tradizione familiare, un po' perché a Modena si trova da lavorare bene a fare l'ingegnere, ho fatto ingegneria meccanica e ho iniziato a lavorare nel campo, ho lavorato in Lamborghini, in quella che si chiamava Fiat Industrial, quindi nel gruppo Fiat, però ho avuto la fortuna di entrare nel mondo del lavoro in un momento molto favorevole, era il 2006, e quindi ho avuto subito un buon stipendio. Erano gli anni in cui potevi rifiutare le offerte da neolaureato, quindi un mondo diverso. E ho iniziato a lavorare presto, a guadagnare bene, e quindi mi sono iniziato a chiedere bene adesso cosa faccio con questi soldi. Arrivando da una famiglia discretamente parsimoniosa, diciamo, mi sono subito fatto qualche domanda e non trovavo risposte interessanti. Allora ho studiato molto in autonomia e piano piano il tema della finanza personale e degli investimenti è diventata una passione, poi un'ossessione. E quindi fondamentalmente sono andato avanti a studiare e piano, mi sono accorto che a livello di mercato italiano c'erano profonde mancanze di offerta di un servizio che fosse, cioè, serio, ok? Nel senso che io andavo in banca e non trovavo risposte. Poi ho capito perché andando negli Stati Uniti, studiando materiale in inglese, ho capito che c'era un tema del conflitto di interesse bancario che era quello che mi aveva portato a non comprendere all'inizio come andavano le cose. Quindi ho studiato, a un certo punto ho capito che c'era anche un'opportunità imprenditoriale, che era sempre stato un po' il mio sogno. E poi dal 2015 è nato GP Invest e adesso è una realtà che è sia nel campo della educazione finanziaria, abbiamo vari percorsi, la settimana scorsa, cioè qualche giorno fa abbiamo terminato il lancio di un nuovo percorso. E poi io mi occupo di investimenti, quindi sul mio canale condivido anche operazioni immobiliari che faccio con dei soci. Stiamo crescendo, nonostante il momento che non è il massimo, però sono operazioni che chiaramente non c'è solo capitale mio, ma capitale di soci. Comunque al momento sono più o meno sul milione di euro come operazioni di ristrutturazione, acquisto, ristrutturazione e rivendita. Okay. Quindi diciamo che nei miei percorsi formativi c'è 15 anni di esperienza di materia teorica ma pratica, perché e con questo chiudo, forse mi sono dilungato un po'. No, chiudo. Io credo nella finanza personale e negli investimenti se è utile, non sono un nerd finanziario, cioè a me è appassionato il fatto che la finanza personale e gli investimenti sono strumenti per raggiungere obiettivi personali. Okay. Ho altri hobby che non siano la finanza personale e gli investimenti, cioè mi piace l'aspetto utilitaristico di questo mondo e che mi permetta di raggiungere quello che voglio raggiungere per me e per la mia famiglia. Quindi tutti i miei percorsi sono strutturati sia con questo elemento ben distintivo e quindi non c'è teoria dove non serve, e sia basati sulla pratica, perché sia nei mercati finanziari che nel mondo dell'immobiliare opero 365 giorni all'anno. Quindi questo è un po' in breve da dove sono partito e dove siamo adesso, insomma. Quindi è un bel cambio, perché passare da, per quanto anche ti seguo, un appassionato di moto e motociclismo e quindi di ingegneria meccanica a la finanza. Sì, in realtà nella mia famiglia si è respirato sempre ingegneria meccanica, quindi io l'ho fatto un po' per tradizione familiare. Non ho mai smontato un motorino, quindi non è che mio fratello invece smontava motorini a 14 anni, io non ho mai avuto questa passione, però insomma era un percorso formativo ideale per chi voleva comunque entrare nel mondo del lavoro come dipendente, perché io a 23 anni e mezzo lavoravo, quindi è stato ideale da quel punto di vista lì, però poi mi sono accorto che non era il mio percorso. Diciamo, la scintilla è nata in qualche modo, perché da quello che ho capito
ti sei interessato nel tempo, però c'è stata una scintilla, un qualcosa che ti ha dato proprio la parte iniziale di questo cambiamento, mentalmente almeno? Sì, beh, io mi sono avvicinato al mondo della finanza personale dopo essermi avvicinato al mondo del miglioramento personale. Okay. Quindi prima ho fruito di contenuti come Anthony Robbins, Roberto Re. Sì. Mi ha appassionato molto. Sì, quindi poi ho capito che chiaramente nel miglioramento personale, cioè non è che mi piaceva l'aspetto, sì, credici perché sei un eroe, sei, cioè insomma quelle cose un po' all'americana, non mi piaceva tanto quello, ma l'aspetto insomma interiore personale del miglioramento, okay? Cioè io voglio cercare di sfidarmi e migliorarmi periodicamente, e l'aspetto della gestione del denaro è imprescindibile, cioè qualunque cosa che vogliamo fare in termini di beni o servizi che vogliamo avere ha un costo monetario, quindi il denaro è imprescindibile come è qualcosa che se vuoi migliorare la tua gestione, cioè se vuoi migliorarti non puoi non migliorare il tema della gestione del denaro, insomma. Quindi la famosa frase detta cash is trash non è propriamente al 100% vera, diciamo? Dipende qual è la necessità, cioè qual è l'obiettivo e se puoi permetterti di investire, insomma questo sì. In certi casi cash is king, cioè dipende, è too much cash is trash, esatto. Potremmo metterla così, quindi dipende. Che poi tra l'altro ci sono anche vari approcci a come utilizzare il denaro. Mi ricordo che in uno dei tuoi video, tra l'altro che mi ispirò a comprare questo libro, hai parlato del libro Laughing at Wall Street. Sì. Quel libro. L'hai letto? Sì, l'ho letto. Ok. Io l'ho conosciuto l'autore. Ah, l'hai conosciuto? Tra l'altro ce l'ho, sì. Vabbè, non è il mio genere di investimento, però sì. Sono andato per una conferenza, l'ho conosciuto e me l'ha dato lui, insomma. Infatti mi ricordo che nel video avevi parlato che non era il tuo primo investimento, però po' l'approccio è fuori, out of the box, come dicono gli inglesi. Sì, assolutamente. Sì, però, ecco, una cosa che secondo me le persone devono capire quando si parla di finanza personale investimenti è che gli investimenti è che cioè, ci sono delle cose giuste e palesemente sbagliate che venga detto molto spesso là fuori, che c'è chi sostiene che anche la terra sia piatta, però insomma ci sono cose palesemente giuste e palesemente sbagliate perché ci sono miliardi di studi che confermano certe tesi. Okay. Dall'altra parte all'interno di ciò che può essere giusto o che è giusto c'è quello che è giusto per te e quello che non è giusto per te e quello che è adatto a te come investitore e quello che non è adatto a te. Okay. E l'approccio di questo Chris Camillo, direi si chiamasse, sì, Chris Camillo, del menzionato nel libro, magari è vincente, ma non è adatto a me, cioè io non userei mai il mio denaro in questo modo, quindi e non consiglio di farlo, cioè lui specula sulle notizie in modo utilizzando dei criteri decisionali che io non condivido. Ecco, io sono molto ingegnere nell'approccio e questo è una delle cose che mi porto dietro. Sì, cioè se non ho bisogno di prove numeriche e soprattutto non metto in discussione cose che sono provate in termini di efficienza. Okay. E in questo mondo purtroppo troppa gente sostiene, è lì che prova a reinventare la ruota, ma la ruota l'hanno già inventata, però vende molto di più dire che tu sei riuscito a reinventare la ruota che non questa è la ruota, usala. È un po' come lo screensaver di Windows 95 che sembrava bellissimo e poi alla fine non è che fosse un granché di sistema operativo, insomma ti presentano, sì. C'è molto storytelling, molto. Io sono un fenomeno dall'alto della mia cameretta e faccio video a casa dei genitori, sono un fenomeno però nell'analisi finanziaria, poi non riesci a vedere quanto gestiscono, che rendimenti hanno, i rendimenti sono fatti, tracciati su un foglio Excel, cioè cose che non hanno alcuna credibilità, non sono certificati da nessuno, insomma bisogna stare secondo me attenti, quindi chi fa, più è grande la sparata, e più è grande la promessa di rendimento, più bisogna fare dell'analisi. Il problema è che la maggior parte delle persone non le sa fare queste analisi, quindi si fa abbindolare da quelli che sono i gatti e la volpe dei giorni nostri. Tra l'altro i gatti e la volpe si trovano, come dicevi tu all'inizio del tuo percorso, nelle banche. Pensiamo alla Popolare di Bari. Si trovano dappertutto. Sono promesse diverse. A livello bancario ci sono promesse diverse.
e rispetto, qui mi riferivo a personaggi che si possono trovare online, che online, ti, sì, ti dicono che battono periodicamente il mercato e poi ti chiedi, ma se tu lo batti in modo così costante, perché sei qua su YouTube? Okay. E non sei a lavorare presso un hedge fund? Perché vendi corsi se batti in modo costante il mercato e non sei a lavorare in un hedge fund? Okay? Quindi, okay. In ambito bancario ci sono promesse diverse, però diciamo che ci sono problematiche diverse. In ambito bancario c'è un tema di conflitto di interessi, di costi che non sono giustificati dal servizio che viene erogato, però di solito delle sparate così non vengono fatte. No, non vengono fatte, punto. Sì, perché ti, sennò ti provano a vendere qualcosa di loro, ma non ti fanno, certo, diciamo, invenzioni di, certo, camini. Ci sono problematiche diverse, diciamo, okay, per l'investitore che non sa, che è in balia di se stesso. E tu che sei un po' nei due settori di Kiyosaki, imprenditore e investitore, cos'è, ci sono differenze fra questi due ambiti, queste due facce della medaglia del tuo lavoro, di te stesso? Ci sono delle cose in comune? Cos'è che, diciamo, c'è di particolare magari in queste due figure? Allora, l'imprenditore è un lavoro, l'investitore no. O meglio, l'investitore... Allora, si fa molta confusione su questo tema e quindi mi fa piacere approfondirlo. Facciamo un esempio sull'immobiliare, che è più semplice. Okay. Io con i miei soci faccio operazioni in ambito immobiliare, quindi prendiamo degli immobili, li ristrutturiamo e li rivendiamo. Io all'interno di questo team mi occupo della parte finanziaria. Ho dei soci operativi che si occupano della parte di ricerca degli immobili, gestione del cantiere e messa in vendita. Okay. È un lavoro a tempo pieno quello. Ok, quindi il lavoro, quando anche qui molto, molto spesso online ci sono dei personaggi che parlano di investimenti immobiliari. Mm-hmm. Sì, ma questa io ho erroneamente chiamato investimenti immobiliari, sono operazioni da imprenditore, okay, o da immobiliarista potremmo dire, sì, ma è un'attività di impresa. Cioè, per quelle operazioni, cioè le operazioni che stiamo portando avanti, ma probabilmente per avere un'operazione buona ci vogliono 100 ore di ricerca e di negoziazione del deal e poi chissà quanto di gestione del cantiere e di rivendita. Quindi è un'attività a tempo pieno per una persona, o quantomeno part time, dipende poi quanto uno ne vuole, quante operazioni uno vuole fare. Okay. Diverso è invece un approccio da compro un immobile, lo metto a rendita e allora è più da investitore, ecco. Quindi l'immobile ci permette di chiarire meglio poi il tema imprenditore-investitore. Quindi se tu hai un immobile a rendita, quante ore gli dedicherai in un anno? Non so, 10? Mm-hmm. Se hai degli immobili a rendita, nell'ultimo periodo gliene hai dedicati un po' di più perché hai rinegoziato tutti i canoni causa coronavirus. Sì. Però in condizioni normali, 10 ore all'anno potrebbe essere un'idea. Mm-hmm. Bene, rispetto a quelle che puoi dedicare per un'operazione di trading immobiliare, che è più corretto come definizione, sì, trading immobiliare, e che ne richiede magari 200 per fare un'operazione. Quindi più o meno il discorso è analogo anche nel mondo dei mercati finanziari. Il trading è un'attività imprenditoriale, da to trade, sì, cioè compravendita, è un'attività imprenditoriale. L'investimento, per come lo intendo io, dal momento che è qualcosa che può richiedere 15-20 ore di lavoro all'anno, rimane un'attività, non è un'attività di impresa, è un'attività, non è solo l'opinione mia, c'è anche a livello fiscale, sì, c'è una fiscalità diversa tra le due attività, perché è ovvio. Quindi questa è un po' la definizione. Il problema è quando c'è qualcuno che fa, perché vuole spingerti magari a comprare qualcosa, sì, ed è spinto da disonestà intellettuale, ti mischia le due cose, ti dice che tu puoi fare trading un'ora al giorno, impensabile, ok? Oppure, ed essere profittevole e battere il mercato in modo costante, cioè queste sono promesse, negli Stati Uniti si va in galera per promesse di questo tipo, ok? Quindi questo è un po', non so se ti ho risposto. Sì, sì. Okay, sono i due mondi questi. Sono due mondi, e te invece... Fra questa bilancia, dove ti trovi un po' a pendere di più? Fra la parte dell'imprenditoria o di quella dell'investitore, o un po' sono controbilanciati 50-50, secondo te? Allora, dipende.
Io ultimo, a me, io punto all'imprenditoria dove ho un vantaggio competitivo. Okay. Dove non ce l'ho, investitore. E nell'ambito immobiliare penso di avere un vantaggio competitivo, non tanto perché sia un esperto di immobili, che, perché è un mezzo, è uno strumento, insomma, ma più che altro perché comunque negli anni ho una rete di contatti che mi permette di organizzare delle operazioni. Okay. E quindi qui c'è un vantaggio competitivo, un'analisi di immobiliare non ho problemi a farla, capire se stiamo comprando bene non ho problemi a farlo, e ormai ne abbiamo già fatte diverse, e quindi c'è un vantaggio competitivo e mi va di utilizzarlo, e per dire, ne parlavo anche ieri in una diretta, non ho problemi a concentrare pesantemente dove ho il controllo di quello che sta succedendo. Okay. Su altre, in per quanto riguarda l'investimento, sono molto esposto nei mercati finanziari, ma molto molto, però l'approccio dipende da quanto penso di avere un vantaggio competitivo rispetto ad altri. Quanto è, il punto è, se uno vuole fare speculazione deve sapere qualcosa che gli altri non sanno, oppure deve fare qualcosa che gli altri non sono in grado di fare. E in ambito immobiliare, ad esempio, abbiamo una potenza di fuoco che ci permette di fare offerte in modo pesante e andare a rogito entro 20 giorni senza chiedere alcun tipo di finanziamento. Quindi questo è un vantaggio competitivo. Okay. In ambito finanziario, secondo me, bisogna stare attenti a concentrarsi su, sì, su quello in cui si può avere un vantaggio competitivo. E bisogna essere bravi a fare un'analisi, perché c'è chi pensa di essere un fenomeno di investire e poi magari non batte il mercato da 5 anni di fila. Quindi bisogna essere in grado di fare molta autoanalisi, secondo me. E quindi io dove posso, così ti rispondo, dove sono in grado di identificare un vantaggio competitivo, punto ad un approccio molto più speculativo, che può essere o nell'immobiliare o nel, o anche nel finanziario. Okay. Dove invece non ci riesco, a un approccio più prudente e magari più diversificato, eccetera. Quindi questo è un po' il discorso. Ok. Però scusa, chiudo dicendo che mi piace molto ultimamente il tema del marketing, che ho iniziato a studiare da autodidatta, e quindi anche nello sviluppo di GP Invest, di tutto quello che facciamo, della piattaforma, eccetera. E cioè, mi piace, è molto stimolante, secondo me. Stiamo raggiungendo dei livelli di soddisfazione della clientela che non so quanti eguali abbiano in Italia, e quindi è molto stimolante, secondo me. E mi piace, a volte dico, vabbè, magari ci concentriamo un po' più su questo. Insomma, cerco di tenere i piedi su più staff in questo momento. Anche perché il momento è particolarmente difficile, particolare, cioè è un momento storico che non vedevamo forse dagli anni 20, per cui è tutto un punto interrogativo, è un punto interrogativo costante. Anche i mercati che vanno un po' in controtendenza rispetto a quello che può essere l'economia reale, che ancora molto probabilmente non abbiamo visto la realtà di quello che è successo, sbaglio? Allora, in un video dicevo che i mercati non sono l'economia. Non mi ricordo chi l'ha detto, Krugman direi. Insomma, è presto per trarre delle conclusioni e dire che i mercati stanno sbagliando, perché potrebbero, uno storno potrebbe esserci domani. Il mio approccio come imprenditore e investitore è: uno è investitore sempre, non è investitore in modo intermittente, come non è imprenditore in modo intermittente. Quindi ci sono momenti in cui c'è meno visibilità, come se ci fosse la nebbia, e a Modena in pianura padana sappiamo cos'è la nebbia, cioè in inverno io non vedrei il muro che ho di fronte, e quindi vai più piano, cioè non è che non ti sposti, vai più piano. Quando c'è incertezza ti prendi più margine. Quindi noi non è che non stiamo valutando operazioni immobiliari, per dire, ma se l'obiettivo prima era il 20%, adesso è il 25, il 30, se no non facciamo l'operazione. Quindi vuol dire muoversi con più cautela. Quindi nessuno può prevedere il futuro. Il punto, secondo me, è che chi si continua a muovere anche quando non ci sono le condizioni ottimali, quando ci saranno le condizioni ottimali avrà un vantaggio rispetto agli altri. Ok. Quindi questo è un po' quello che ci guida. Se un po' nel magari rallentare in curva, però comunque quando si è in vetrino accelerare a tutta velocità, più o meno.
quello che ho capito. Sì, cerchiamo di fare la premessa è che io non voglio perdere soldi, non so se è chiaro dai miei video, cioè preferisco perdere opportunità che perdere soldi, quindi se ci sono, continuiamo a fare delle ricerche, sappiamo che magari faremo meno operazioni di quello che, parlo dell'immobiliare sempre sì, perché è più facilmente comprensibile, faremo meno operazioni che non quelle che avevamo previsto a fine anno, però appena ci sarà però ad esempio ci sono delle opportunità, perché se uno vuole finanziarsi a tassi di interesse più bassi di quelli di oggi è dura per trovare, quindi d'altra parte ci saranno un 30-25% in meno di compravendite quest'anno rispetto a quanto era previsto, quindi è un po' più difficile, però magari la compravendita è più un problema per chi non ha un buon prodotto. Noi stiamo facendo dei prodotti di buon livello, di buon livello medio-alto, uh-huh, quindi per dire un'operazione andrò a compromesso venerdì, cioè questa è stato sul mercato un mese, se non avessimo avuto il Covid avremmo 2 mesi e mezzo di blocco, l'avremmo fatta in 6 mesi. Vabbè, cioè insomma ci si adatta all'evolversi della situazione, questo è un po' il tema. E in ambito personale invece cosa pensi che ti abbia contraddistinto per avere, diciamo, dal 2015, da quando è nato GP Invest ad oggi sono sì, solo in realtà è nato a tempo pieno, prima è nato in modo part time, diciamo. Ok. Però scusa, era la precisazione, sì. Hai avuto, diciamo, un'esplosione, perché al di là di come era nato, poi c'è il canale YouTube che ha fatto tantissimi iscritti in poco tempo, anche gli investimenti immobiliari, i corsi, per cui cos'è che pensi che ti abbia dato quel vantaggio personale? C'è qualcosa del tuo carattere o delle abitudini che hai che ti aiutano un po' ad essere così produttivo e performante? Beh, insomma, adesso non sono più solo e ho uno staff di persone che mi dà una mano, quindi quello che si vede è il risultato di ormai una decina di persone che ci lavorano attorno, okay, più la parte immobiliare. Quindi in generale diciamo che a me piace spendermi per progetti che mi entusiasmano e non ho problemi a lavorare sempre. Cioè io diciamo che lavoro sempre, ok? Al mio ritmo, mm-hmm, ma un imprenditore non spegne il cervello in vacanza e non lo spegne. Ed è una cosa che ha dei pro ma anche molti contro, insomma, va anche tenuta sotto controllo. Quindi molta determinazione, oserei dire, mm-hmm, e ossessione per queste tematiche. Per dire, a inizio gennaio volevo fare un determinato tipo di miglioria alla nostra piattaforma che sarà annunciata più avanti. Sì. Avevo zero esperienza in un certo campo, in un mese ho studiato i 3 più importanti libri su quel campo lì e adesso ne so abbastanza. Quindi a me è sempre appassionato un principio che ho imparato in Lamborghini, che poi si sposa al miglioramento personale, che è il Kaizen, se ti dice qualcosa, cioè il migliorare ogni giorno di un pochino. Okay. Cioè, se tu migliori l'1% al giorno, all'americano, microscopici miglioramenti giornalieri. Okay. Nel lungo periodo ha un effetto composto che è incredibile. Quindi, oggettivamente, se uno guarda anche i primi video del mio canale che fanno schifissimo, cioè semplicemente ne ho fatti 400 e sono migliorato, quindi cioè è il non mollare mai, che suona anche molto in modo molto americano, non mi piace però insomma il crederci nel lungo periodo, sì, il focus è crederci nel lungo periodo in quella che è la tua visione personale, di avere chiarezza di obiettivi, perché molta gente invece dopo, cioè ci sono degli studi che dicono che i buoni propositi di inizio anno al 10 di febbraio sono già andati per il 90% delle persone, quindi non si possono raggiungere risultati in nessun campo se non ci si dedica anni e anni, quindi tanta costanza, sì, un po' di curiosità e curiosità magari. Esatto, come? Stavo dicendo, esatto, curiosità, sì. Io quel che so l'ho imparato nel campo degli investimenti o anche del marketing per curiosità personale. Ok. Quindi, e questo devo dire che è una dote che mi hanno dato i miei genitori. È un po' una domanda che è al di fuori del discorso. Molti imprenditori non delegano. Tu riesci a delegare o comunque ancora fai fatica a difficile. Farlo? È difficile, ma devi farlo, perché non è possibile concentrare, non è possibile fare micromanagement. Quindi è difficile,
Diciamo che io personalmente prima continuo a fare micromanagement finché non ho definito un processo, dopo passo il processo. Okay. Però non è possibile, infatti in questo periodo noi stiamo crescendo molto anche come struttura, io prima devo avere sotto controllo il processo. Okay. E devo definirlo io, poi dopo lo passo, perché se no non puoi... Infatti se penso negli ultimi 6 mesi a me si è liberato molto tempo a livello giornaliero, okay? Perché ho delegato. Quindi hai il cappello di controllo, diciamo, però poi una volta che hai dato il via libera, la gente è libera di andare, diciamo, come vuole. Sì, anche perché poi c'è molto orientamento sui risultati, cioè noi, per dire, durante il lockdown, a parte che non abbiamo avuto, siamo fortunati che operando sempre online, perché per scelta abbiamo puntato sull'online e non sugli eventi fisici, sì. Cioè non abbiamo avuto alcun tipo di problema a livello di fatturato, anzi siamo cresciuti. Okay. E quindi adesso abbiamo una nuova sede, un nuovo ufficio, ma non c'è alcun vincolo di venire qua, nel senso io cerco di ragionare con tutti, con tutte le persone con cui collaboro, anche clienti e fornitori, uh-huh. ad obiettivi. No, clienti diciamo è più difficile, con i fornitori ad obiettivi. Che siano collaboratori o anche, per dire, fornitori di servizi che compro. Okay. Il più possibile ad obiettivi e a target. E quanto ti ha cambiato? Perché io ho sentito tra i vari video che sei andato molte volte negli Stati Uniti. Queste esperienze negli Stati Uniti ti hanno dato qualcosa in più? Ti hanno cambiato rispetto a come eri prima, anche nella tua visione in toto di quello che è il mondo degli investimenti e dell'imprenditoria? Cioè io non studio niente in italiano, quindi non ti so dire come sarebbe stato il mio percorso se non avessi avuto accesso a contenuti in inglese, in lingua inglese, che poi vuol dire non necessariamente solo in americani, prevalentemente americani. Non lo so, c'è una conoscenza che qua non c'è, e quindi cioè, non ho una risposta. Non ho una risposta perché non so valutare l'alternativa. Okay. Come sarebbe stato lo scenario, come sliding doors, sai, se prendi una strada o nell'altra. E quindi non lo so, per me è stato fondamentale. Poi c'è anche la fortuna, perché la fortuna, nel senso che io sono entrato in contatto con certi contenuti che ho capito che avevano un modo di trattare la materia che era in linea con il mio modo di vedere i numeri. Okay. Ok, quindi io credo in quello che è dimostrato numericamente, e questo è un po' il tema del, cioè delle poche cose che mi è rimasta di ingegneria. Okay. Perché ho fatto dimostrazioni abbastanza ne ho fatte abbastanza di dimostrazioni, quindi lì ho trovato un mondo in cui certe informazioni erano supportate da studi, white paper, backtest, okay. cose di questo tipo, e quindi cioè, erano contenuti che parlavano la mia lingua, cioè quindi io li ho compresi, fatti miei, metabolizzati e sono diventati parte del mio DNA. In Italia non c'è questa conoscenza diffusa, perché la finanza è anglosassone, appunto. Cioè, basta guardare quanti premi Nobel ci sono provenienti dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti e quanti dall'Italia in ambito economico. Sì, noi siamo ancora un po' legati a quello che compri la casa, metti i soldi sotto il materasso, più o meno, diciamo. Allora, c'è sia un discorso di cultura accademica, mm-hmm. ok, sia di conoscenze proprio diffuse in ambito finanziario. E in ambito finanziario, sì, siamo uno dei paesi con meno conoscenze a livello dei paesi sviluppati. Quindi, cioè, non sono opinioni mie, basta fare qualche ricerca. E questo ha un impatto. Sì, è certo. Un po' come si parla di... La gente pensa che comprando i BTP che sono usciti si aiuta lo Stato, quando in realtà lo si indebita ancora di più. C'è una certa correlazione che magari chi non conosce l'ambiente non fa. Nel senso, io presto i soldi allo Stato, però in questo momento sto creando altro debito al governo e penso di stare aiutando. Quando magari investire, non so, in startup, o che magari è più rischioso, o nel mercato azionario puntando su altre aziende, potrebbe invece
di contro portare magari più ritorno rispetto a quello che è la visione un po' mentale di quello che abbiamo noi in media? Quando non c'è educazione finanziaria non riesci a comprendere fenomeni di base come, poi per me sono magari basilari, ma per molti no, cioè il concetto di debito, di indebitamento di una persona, di una nazione piuttosto che di una società, sono concetti basilari, però molta gente non li ha chiari, quindi purtroppo è qualcosa che non si risolverà nel breve, nel senso che finché non si mettono a fare programmi di educazione finanziaria, le persone imparano per iniziativa personale. Sì. E anche se iniziassero domani, prima che un giovane d'oggi metta in pratica queste conoscenze o possa utilizzare queste conoscenze da lavoratore, passano 20 anni. Sì. Quindi ormai ci sono intere generazioni che sono analfabete finanziarie. Finanziariamente parlando sono analfabete. E non ci sono, direi che più o meno un terzo della popolazione in Italia sappia definire in modo chiaro e un minimo numerico cos'è l'inflazione. Sì. Due terzi no. Cioè, dico, l'inflazione non è un concetto complesso. Quindi da lì a cascata tutto quello che ne deriva. E non ci sono neanche programmi magari. Com'è? Non ci sono neanche programmi che invogliano le persone a formarsi magari da questo punto di vista. Allora, secondo me, vabbè, in un mondo ideale ci vorrebbe un patentino. Cioè dovrebbe essere... Cioè tu pensa che è permesso alle persone indebitarsi per centinaia di migliaia di euro, mm-hmm, senza essere consapevoli di come si fa un ammortamento di un mutuo. Sì. Però ti puoi fare molto male se non hai sotto controllo la cosa. Invece se vuoi guidare un'auto devi prendere la patente... Perché? Per non fare male a te e agli altri. Sì. Insomma, in due parole il concetto è questo. Purtroppo finché ti fai male tu, vai, go for it. Il vincolo è solo quando fai male agli altri, però nel fare male tu potresti far male anche alla tua famiglia, esatto, o ai tuoi figli. Quindi ce ne accorgeremo tra un po' di questi problemi, quando... Già adesso, gente che diceva l'investimento immobiliare è il migliore, sì, valla a vendere adesso, valla a vendere. Sì, te lo compro io, però alle mie condizioni. Quindi, purtroppo, la gente si rende conto di quello che sta veramente facendo quando le condizioni non sono più ideali. C'è una frase bellissima di Warren Buffett che dice è quando si abbassa la marea che vedi chi sta facendo il bagno nudo. Perché finché la marea è alta siamo bravi tutti. Sì. Ok? È quando si abbassa la marea, è quando il momento più complesso che si vede chi era un fenomeno e pensava solo di essere, chi sosteneva di essere un fenomeno invece era, come dire, se la cantava e basta, chi si è preso più rischio, chi pensava che l'immobile fosse prontamente liquidabile e poi non ci ha speso un euro di ristrutturazione e adesso ha una roba che è invendibile in mano, insomma. Purtroppo, secondo me, adesso si vedranno in modo più palese quali sono stati errori di natura, proprio di gestione delle finanze di molte persone. Tra l'altro poi... Perché, scusa, sì, concludo il ragionamento. Cioè, non so quanti casi di persone stanno finendo la liquidità in questo momento in Italia. Okay, finendo la liquidità vuol dire che magari hanno il patrimonio nella casa, ma hanno problemi di reddito e quindi finiscono i soldi sul conto. Quella è incapacità di gestione delle finanze. Sì, infatti... Cioè, hai tutto il patrimonio e il liquido. Quindi... Che non è gestibile poi. Sì, infatti. Quindi questo è qualcosa che... Questo è un errore di gestione delle tue finanze. Quindi, però te ne accorgi solo quando perdi lavoro o quando hai problemi di reddito. Scusa, questo ragionamento. Io infatti ti volevo... Partivo proprio da questo presupposto, perché io ero così fino a gennaio 2019, cioè io a gennaio 2019 non avevo nessun fondo di emergenza, non avevo niente investito, avevo più o meno 5-6 prestiti, qualche carta di credito e 35.000 euro in totale da dover dare a qualcuno. Però. Poi quando mia moglie è rimasta incinta a febbraio del 2019 mi è scattata la scintilla, ho detto se non faccio qualcosa io alla mia famiglia non ho niente. Adesso non ho chissà cosa, però i debiti non ne ho più, cioè... Ci ho messo
quasi un anno e mezzo li ho tolti tutti. Ho 4.000 euro di fondo di emergenza e un sì. 3.000 euro investiti. Non ho fatto miracoli, non cambierò la mia vita, però ho cambiato la mia vita in un certo senso. Per cui sì. molte volte ci vuole anche un qualcosa che ti dia la scintilla. Forse questa scintilla in questa pandemia può dare ad alcune persone un modo di poter cambiare, perché anche a livello personale ha cambiato molte persone, i rapporti personali, molti si sono cambiati. Sì, assolutamente. Sì, no, boh, non lo so, di solito shock di questo tipo cambiano le abitudini, però non lo so, questo è di un'entità tale che... No. Personalmente io faccio, da un lato sono spinto a ragionare nel futuro, dall'altro oggettivamente questa è una cosa che non ha precedenti e quindi non ho abbastanza fantasia per immaginarmi un futuro, e quindi io mi chiudo a riccio e penso solo alle mie cose in questo momento, cioè dico bene, io so che devo andare avanti per questa strada, spengo tutto il rumore che c'è attorno e mi concentro sulle mie cose. Purtroppo non riesco a pensare così, in modo così ampio. Soprattutto non riesco perché potrei sbagliarmi e non ha senso che mi concentri su una cosa che magari domani è smentibile. E magari ci fosse come dire, una scintilla, però alla fine c'è poco da fare. Nel tuo caso tu hai avuto tuo figlio o tua figlia, non mi ricordo. Mio figlio, sì. Figlio che ti ha acceso la scintilla. A molte persone la scintilla non si accende neanche con il terzo figlio, hai capito? Quindi... Sì. O magari ad altre persone si accende senza un figlio. Quindi difficile dire qual è poi l'evento che scatena un cambiamento di questo tipo. Non lo so, secondo me c'è una buona componente anche di educazione familiare. Cioè io non posso che portare i miei genitori su un palmo di mano, perché gli ho sempre detto dietro quando avevo 16 anni... Però non penso che educherò i miei figli in modo diverso da come sono stato educato. Sì, diciamo, porti avanti un po' la mentalità che ti è stata inculcata, sì. comunque ti è stata insegnata. Sì. Sì. E invece non so dire quanto ci sia di mia indole, di quanto. Cioè, nel senso, da genitore che deve dare degli stimoli ai propri figli, io ci penso spesso. Cioè, cavolo, che incidenza ha l'educazione ricevuta? Sì. O pensi magari dei bambini che hanno i genitori divorziati o realtà più complesse, purtroppo sono soggetti ad un contesto che comunque li limiterà potenzialmente nel futuro. Quindi c'è la fortuna, cioè la fortuna gioca un ruolo. Dopotutto siamo tutti nati in paesi sviluppati, ok? Quanti miliardi di persone ci sono in paesi sviluppati? Sì. Un 20%, un 10%, non so i dati precisi, ma meno di un miliardo di persone su 7, attorno al miliardo su 7.5, quindi e poi io sono nato a Modena che è cioè una delle zone comunque più industrializzate d'Italia, sì. e c'è una componente di fortuna che non è controllabile. Non è controllabile, sì, vero, giusto. Invece per tornare a te stesso come investitore, come sì. è diviso un po' il tuo portafoglio, diciamo in ambiti percentuali fra imprenditoria, corsi ad esempio, YouTube o investimenti immobiliari? Hai in grandi linee idea di quello che stai facendo in percentuale sui vari settori? È un po' complesso. Un po' complesso dare risposte. Anche Expand non è... Non riesco a darti una risposta. Diciamo che... non lo so, io cerco di contestualizzare, non voglio parlare tanto di me perché è una cosa che... perché la finanza personale è personale, quindi non ha senso che io ti parli della mia situazione, nel senso che io voglio dare degli stimoli affinché uno capisca qual è la propria condizione, ok? Perché e i nostri percorsi sono strutturati così, cioè non ci sono... Sono strutturati così perché è la cosa intellettualmente più onesta da fare, perché la mia ricetta va bene per me... Io faccio investimenti immobiliari, ma chi mi segue non è detto che possa farli, ok? Perché sono in una condizione di un certo tipo, quindi quindi non voglio parlare di me, ma di come secondo me si dovrebbe ragionare. Okay. Secondo me ci sono delle fasi in cui certi investimenti sono più adatti
e altri meno adatti. L'investimento immobiliare non è frazionabile. Ok, quindi quello è qualcosa che si può affrontare quando uno ha della massa monetaria, cioè quando uno ha del patrimonio. Se uno ha 100.000 euro e mette 200.000 euro in un immobile a rendita, secondo me ha un problema di rischio diversificazione, è esposto ad un rischio in termini di mancanza di diversificazione. Okay. Quindi secondo me se uno è in una prima fase del proprio percorso di crescita del patrimonio, il finanziario è il più flessibile. È facilmente frazionabile, è fiscalmente efficace, non ha il vantaggio della leva che puoi avere sugli immobili, cioè, o meglio, la leva sul finanziario ti espone a dei rischi, è rischiosa, sì. È una cosa complessa, quindi non è fruibile come la leva sull'immobiliare, per dire. E quindi secondo me sotto certe soglie l'investimento immobiliare non è per l'investitore della domenica, intendo, non è percorribile. Diverso è se uno fa questo di mestiere e quindi ha contatti con banche, può dare determinati tipi di garanzia, flussi di cassa di un certo tipo, insomma, è diverso. Okay. Man mano che si cresce di patrimonio si possono fare delle fette più piccole, il concetto è questo. Okay. E quindi magari si può diversificare, e secondo me nell'ottica della diversificazione una linea guida per me è il puntare su diversificazione in termini di dentro, fuori dai mercati finanziari, prontamente o non prontamente liquidabili. Uh-huh. Come investimenti, è chiaro che un investimento non liquidabile, per il fatto che è più difficile da vendere, deve rendere di più. Ok? Uh-huh. Cosa che non capiscono quelli invece che si accontentano di un 3% sull'immobile a rendita e hanno tutto in un immobile. Non so se è chiaro questo concetto. Sì, perfettamente. Ok. Quindi dopo man mano che si cresce, si possono fare delle fette più piccole e aumentare la complessità se uno la vuole aumentare. Okay. Io personalmente adesso, ed entro un attimo nel mio campo, ero molto diversificato, pure troppo, uh-huh. E adesso mi sto concentrando cioè a ridurre la diversificazione. Ok. Quindi concentrare su meno progetti, più fette più grandi di capitale. Quindi queste un po' sono delle linee guida, ma perché ognuno è in una fase diversa del percorso. Se si è all'inizio bisogna puntare alla diversificazione, a non prendersi rischi concentrati. Però poi uno si fa prendere la mano e concentra, e non lo so, c'ha 100.000 euro in 10 cose diverse. Un portafoglio, un crowdfunding, mezzo immobile in affitto, cioè dopo diventa ingestibile. Uh-huh. E allora, secondo me, c'è anche un eccesso, cioè c'è un limite all'eccesso, un limite alla diversificazione, diventa troppo complessa la gestione e non dà risultati sperati. Però sicuramente gli elementi più importanti sono a livello geografico, a livello di che tipo di guadagno ti dà quell'investimento. Quindi se è un guadagno, i mercati finanziari ad esempio sono decorrelati da un'operazione immobiliare, cioè se i mercati crollano domani, uh-huh. E il mio portafoglio fa meno 30, io comunque posso... Ho un'operazione da investitore di trading immobiliare che magari può bilanciare quello che è il rendimento negativo della parte finanziaria, uguale ai corsi, uguale alla parte di formazione. Quindi è anche per questo che io voglio avere piedi su più staff, perché okay. Sono multiple source of income, okay? Più fonti di reddito, che non devono essere 50, secondo me. Infatti dicono che il milionario medio ha 7 source of income. Sì. Okay. Boh, mi sembra un po' tanti, ma dietro c'è anche lì uno storytelling incredibile. Però uno è troppo poco, 7 secondo me sono troppi, 2 o 3 sono giusti, almeno. 2, 3/4 sono giusti. Poi è chiaro che io il finanziario lo vedo come una cosa sola. In realtà uno lo potrebbe spacchettare in azioni, obbligazioni, sono già 2 cose diverse. Insomma... Non so, sto dando un po' perfetto. Qualche linea. Mi sembra invece la tua predilizione, cos'è che ti piace di più invece fare? Ti piace fare più l'immobiliare che hai cominciato da poco, oppure ti piace più stare nell'ambito della finanza? O magari ti piace stare su YouTube, perché ho visto che sei 514 video, sei prolifico. Sì, sono su YouTube, ma non sono uno YouTuber, come spiego spesso. A me piace sviluppare progetti in generale. Okay. Dove riesco a esprimermi al meglio,
GP Invest, per quello che potete vedere oggi e per quello che si vedrà a breve, è qualcosa che esprime lati del mio carattere che sono i miei punti di forza. Ecco, io mi voglio concentrare sui miei punti di forza e fregarmene dei miei punti di debolezza. È una delle poche cose che ho, che mi una delle cose più importanti che mi porta a casa dallo studio del miglioramento personale, cioè concentrarsi sui propri punti di forza. I propri punti di debolezza ce li hai, fine, limita, trova dei bravi collaboratori che colmino i tuoi punti di debolezza. Oppure, ognuno ne ha. Oppure tagli i rami secchi se non puoi. Sì, cioè nel senso, io ad esempio ho dei collaboratori che sono diversi da me, magari non sono. Adesso voglio, magari mi guardano questo video e dico, cosa dici Giorgio? magari sono meno creativi di quanto sono io, però non sono la creatività anche di, d'altro, come lato negativo, il fatto che poi magari fai più fatica ad essere concentrato su un punto, invece loro sono più, magari hanno delle altre qualità che si integrano con le mie. Okay. E quindi un po' per caso, un po' perché comunque sono profili che erano complementari al mio, abbiamo deciso di andare avanti e adesso fa parte del team. Quindi io voglio concentrarmi su questo, su lavorare su quello che fa emergere al meglio le mie qualità, che essendo ognuno è bravissimo a fare qualcosa, io su certe cose penso di essere molto bravo. E voglio concentrarmi su quello. È molto generico, ok? Il canale YouTube, per dire, è qualcosa che sì, continuerò a fare, ma c'è gente che fa più visualizzazioni di me e non è una gara, non mi interessa. Non è una gara alle visualizzazioni, semmai è una gara sull'utile. E questo è un altro discorso. Quindi su certe cose, come sì, quindi non so, sto cercando di dare delle linee guida, ma non ho. Voglio continuare a tenere i piedi su più staff in questo momento e cercare di fare sinergia tra questi mondi, perché la vedo possibile. E hai una tua routine giornaliera? Vedo che molti imprenditori, anche famosi, hanno la loro routine. Ti citavi Robbins, per esempio, lui ha una routine giornaliera, ogni mattina fa i suoi esercizi. Tu hai qualcosa di simile? Oppure... Io ho due figli, non è possibile avere routine giornaliera. Se vuoi avere una moglie e due figli. No, Mi stai dicendo che mi devo preoccupare in pratica? No, scherzo. In realtà ho una famiglia che mi supporta, ho una moglie che mi supporta e io supporto lei, nel senso è reciproco. Allora, io mi sono sempre svegliato prestissimo, okay. Sia quando studiavo che quando ho iniziato a studiare, cioè sia quando studiavo all'università, ho sempre preferito svegliarmi la mattina presto piuttosto che studiare tardi la sera. E anche e da quando ho iniziato a lavorare io mi sono sempre svegliato alle 6, io studiavo almeno un'ora e mezza prima di andare a lavorare, okay. E l'ho fatto per n anni. Quando vado in vacanza, ecco, il mio problema attuale è che ormai questo è un automatismo, cioè non devo mettere la sveglia, e se vado a letto alle 2 di notte mi sveglio comunque alle 6 e sono sconvolto il giorno dopo. Immagino. Perché ormai ho l'orologio biologico tarato sulle 6 di mattina, quindi questa è l'unica cosa che faccio in modo analogo. La routine è che cerco di usare ogni momento disponibile per studiare cose nuove. Quindi a me piace andare in bici. Se non ho amici con cui andare in bici, io mi metto le cuffie nelle orecchie e mi ascolto un libro. Okay. E riesco a leggere in modo... cioè riesco ad ascoltare. Quindi alla fine in questo mondo vince chi riesce ad acquisire più informazioni in meno tempo possibile. E questo io leggo un libro a settimana più o meno. Quindi... cerco, non c'è spostamento in cui io non abbia le cuffie, sembro un disadattato, me ne rendo conto, ma non mi interessa, e mi permette di massimizzare i tempi morti. Anche perché sì, spazi vuoti sono quelli in cui possiamo metterci un po' di... Sì, cioè il commuting, andare e tornare dall'ufficio, adesso poi io abito vicinissimo, quindi l'ho scelto apposta, però se devo andare... Dovrò andare a prendere mia moglie in aeroporto tra dopodomani, ho un'ora di macchina e dico vai che mi finisco di ascoltare sto libro. Cioè, ormai l'ho vista così, la vedo così. Altro non molto. La mia routine è che cerco di limitare il più possibile le perdite di tempo. Cioè, io non guardo la TV o il minimo, o se guardo, guardo cose che... mi possono essere in un qualche modo utili, okay. Per dire, sto guardando la serie Diavoli in ambito finanziario, non so se la o Billions, insomma queste serie così, quindi è un intrattenimento comunque a tema, okay. E,
però mi dà già fastidio il mondo delle serie perché non finiscono mai, cioè quindi è proprio inconclusivo, è il contrario di quello che è il mio approccio, che voglio comprendere, prendere un libro, imparare una cosa e finirla e poi passare a quella dopo. La serie non finisce mai, quindi non mi piace come tipo di intrattenimento. Un po' come la differenza fra il film e la serie TV, il film almeno... Il film almeno finisce, mi svago quelle due ore con la famiglia e fine. La serie non termina mai e quando finisce la serie c'è quella dopo. E sono bravissimi a creare le storie in modo che non finiscano mai. Non finiscano mai, vero. No, quindi più o meno sono questi gli elementi. Okay. Il tempo per migliorare certe cose nella nostra vita ce l'abbiamo, è che il tempo viene sprecato. E bisogna anche volerlo fare? Ah beh, chiaro. È quando lo vuoi fare che trovi il tempo. Sì, perché giusto, se sei motivato... trovi il tempo per fare qualunque cosa. È che molto spesso la gente non si motiva abbastanza. Io ho eliminato i debiti quando ho deciso che il mio stipendio bastava e non quando per tanti anni ho pensato che guadagnavo poco e che gli altri guadagnassero più di me. Sì. Quali doti pensi che debba avere una persona per raggiungere un po' quello che hai fatto tu? Non dico diventare magari un imprenditore a così tanti aspetti, però anche per raggiungere alcuni obiettivi personali, ci sono delle doti particolari che una persona deve avere, secondo te? Sì, la visione in lungo periodo, il sacrificare l'oggi per il domani, non ci sono altre opzioni, cioè le persone in linea di massima, secondo me, hanno troppo spesso atteggiamenti di breve periodo. Tutto è subito. Tutto è subito, che è un atteggiamento infantile, cioè se è il ragionamento di mio figlio che il gioco lo vuole oggi. Sì. Negli investimenti, nella finanza personale, nell'imprenditoria, la pazienza, in inglese si chiama delay gratification, cioè il posticipare una gratificazione porta vantaggi. Vantaggi competitivi, pensa a Amazon che è 10 anni che è in perdita. Ok, no, 10 non so, se non conosco bene il bilancio di Amazon, ma cioè nell'ambito delle startup più puoi permetterti di stare in perdita, più tu hai un vantaggio competitivo rispetto agli altri. Si arriva poi al paradosso in cui certe società come Tesla sì, iniziano adesso a fare qualche utile, sono valutate 130, un rapporto price and earning di 130 volte fuori dal mondo. E prima non riuscivi neanche a calcolarlo perché non c'erano gli utili. Quindi, però, al di là di queste distorsioni, chi riesce a reggere condizioni di... Non lo chiamerei disagio, comunque di difficoltà odierna, di fastidio odierno, riesce ad avere un vantaggio competitivo domani. È come andare in palestra, cioè l'unico modo per, se vuoi fare massa e crescere, è stimolare il muscolo. Sì. Cioè non cresce da solo. La mente è uguale, le tue competenze sono uguali, l'unico modo per imparare cose nuove è studiare e per studiare devi dedicare tempo a quello e non ad altro. Quindi è chiaro che se tolgo le mie attività, la mia famiglia e i miei svaghi in bici o in moto che sono le mie passioni, io non è che abbia molto altro. No, non sto cercando altro, nel senso in questo momento sono felice così perché comunque dedico molto tempo alla mia famiglia e sono strafelice. Però se vedo i miei amici hanno 6 hobby, ok? Suonano, io in passato suonavo, quindi un domani mi piacerebbe tornare a suonare. Però è chiaro che come negli investimenti i risultati li hai quando concentri. Sì. Cioè quando concentri il tuo tempo su una cosa, è l'effetto del raggio di luce, di sole sulla lente di ingrandimento. Cioè tu concentri e concentra così tanto che puoi dare fuoco a un foglio di carta. Nella dispersione non puoi raggiungere nessun risultato, quindi questo è, penso, ecco, che chiaramente deve essere concentrato per lunghi periodi di tempo. Cioè io prima di mettermi in proprio comunque intanto praticavo già a livello così part time da un paio d'anni, davo aiuto ad amici e parenti, e prima ne avevo studiati 6 o 7 almeno. Un po' come parlavi prima della diversificazione, nel senso che se ti concentri su alcune cose fatte bene, lo dice anche Warren Buffett se non sbaglio, che la diversificazione... Sì, cioè la diversificazione funziona, vabbè, lui dice, ed è anche un po' il discorso che facevo prima io con i miei investimenti, cioè quando arrivi a un certo livello devi concentrare.
Negli investimenti, vabbè, adesso qui forse è un po' forzato come paragone, però se vuoi avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri, devi concentrare l'energia su poche cose. E quindi a me piacerebbe fare altre cose, altri hobby, che però sto aspettando di farli, ecco, non tra 20 anni, tra un paio d'anni, sì. Ok? Cioè io conto di tornare a suonare tra un paio d'anni. In questo momento non ho, cioè non solo non, per dire, mi manca la musica, ok? Io ho sempre suonato, ho un passato da compositore, diciamo, part time, hobbistico, casalingo. Un domani mi piacerà, però non ne sento neanche l'esigenza adesso, perché mi sta dando talmente tanto questa serie di progetti che porto avanti, che non, non ho mentalmente, ecco, non sarei mentalmente spensierato, sì, da potermi concentrare a una cosa così. Invece la bici mi piace perché, per dire, o anche la moto, sono attività che hanno un inizio e una fine, mi svago. Poi con due figli, cioè io ho dei momenti precisi in cui loro dormono e io vado, vago, do tutto quello che ho e poi torno a casa. E quindi in questi termini riesco a svagarmi come qualunque persona, però non riuscirei a fare tantissime cose. Quindi un po' di spirito di adattamento per un breve periodo di tempo e poi poter dedicare... Breve, medio, poi dipende quanto sono ambiziosi gli obiettivi che hai. Perché poi io parlo della mia esperienza, perché ho obiettivi abbastanza ambiziosi che c'ero, su cui sto lavorando, ma non tutti devono fare l'imprenditore affatto, ok? Quindi dipende uno cosa sta puntando. Esatto, l'importante è che uno raggiunga i propri obiettivi e in base a quello, infatti, adattarsi. Non bisogna fare tutti la stessa cosa. Guarda, no, affatto. Secondo me sì, sono pienamente d'accordo, perché anch'io, per esempio, tutto quello che sto creando non è che voglio diventare lo youtuber ricco. A me interessa poter dedicare la mia giornata a mio figlio e a mia moglie. Per cui, se anche io guadagnassi il mio stipendio al mese facendo queste varie attività, a me andrebbe più che bene. Io voglio arrivare a fare quello che mi piace, che è stare con la mia famiglia. Se guadagno 2000 euro al mese nette, che è un ottimo stipendio, diciamo, al momento, sì, va più che bene. Poi c'è chi invece vuole puntare ad avere la Lamborghini di proprietà, e allora farà un altro percorso, però l'importante è che ognuno raggiunga i propri obiettivi. Infatti, qualunque essi siano, è uno dei concetti, è la base anche, perché poi gli obiettivi, hai fatto un esempio, cioè nel tuo esempio c'era un obiettivo di vita a cui è associato del denaro, ed è sempre così, qualunque obiettivo ha associato del denaro. Voglio comprarmi quella cosa, ha un costo. Voglio smettere di lavorare prima dell'età del pensionamento, ha un costo. Devi avere un capitale accumulato, quindi sì, condivido il fatto che a un certo punto definisci quella che è la tua visione di come ti piacerebbe essere da grande, gli associ un costo e dopo inizi a lavorarci, sì. E si crea un piano, però per certi obiettivi può anche essere decennale, ventennale. Tutto e subito lo promettono il trader subito, da 100% giornaliero. Il tutto e subito lo trovi là fuori. Sì. Per trovarlo lo trovi. Poi vediamo se nel lungo periodo funziona o no. Scherzi, no. Sono volutamente polemico. Non esiste. No, tutti cercano la scorciatoia. Perché è meglio una rassicurante bugia che una triste verità. Sì, concordo. Purtroppo viviamo in un contesto in cui uno vuole le bugie rassicuranti. La triste verità è che le scorciatoie non esistono. Se esistono, sono illegali. E quindi è una tua scelta se vuoi percorrerle o no. Giusto. Ma se esistono, sono illegali. Sì, puoi fare un sacco di soldi se rapini una banca, però, o se inizi a spacciare, magari. Però non so se non conviene, in linea con... Vabbè, sto scherzando. Sì, sì, no, è giusto, almeno fare un po' l'esempio simpatico è sempre una cosa per smorzare i toni, a volte seri, sì, che queste conversazioni possono prendere. Va bene, io non ho altre domande da farti, non so se vuoi aggiungere tu qualcosa. Ma non lo so, su che tema? Ma tu hai i tuoi corsi, per esempio, parlavi che ci sono vari percorsi. Sì. Cos'è che ti stimola a fare un corso? Cosa ci metti dentro?
sei tu, hai dei collaboratori che fanno questo corso? Perché allora, ho sempre avuto questa curiosità. Sì, sì, allora siamo un team di persone che mi aiuta nella creazione dei contenuti. Mm-hmm. Poi è chiaro che l'uomo immagine, tra virgolette, mm-hmm. sono io. E i contenuti sono pensati, elaborati sotto quella che è la mia visione. Cioè seguendo quella che è la mia visione. I contenuti all'inizio sono nati da una mia intuizione, poi adesso, dal momento che io non ho più il polso della clientela, perché è un team di commerciali, quindi sono loro che mi dicono: guarda, c'è questa opportunità, potremmo fare questo. Quindi adesso più che mai è un lavoro di squadra sulla creazione chiamarli corsi lo considero riduttivo, perché ormai è molto di più di un percorso, cioè di un corso, nel senso che la parte formativa è solo uno degli elementi. Uh-huh. Poi ci sono software che mettiamo a disposizione, quindi c'è molta programmazione, quindi io ho un analista finanziario interno che fa dei software che poi diamo a dei softwareisti esterni per svilupparli sulla piattaforma, quindi c'è l'analista, insieme facciamo l'analisi finanziaria di strumenti finanziari, quindi è un servizio, io ormai ci piace chiamarlo il brico dell'investitore. Domani mi copieranno anche questa definizione, perché mi hanno copiato un sacco di terminologie, però il brico dell'investitore, cioè dove trovi tutto quello che ti serve per investire con il fai da te, in modo consapevole. Okay. Perché per scelta abbiamo deciso di non fare consulenza e fare solo formazione, però ecco, la formazione è riduttivo, perché per me fare calcoli finanziari è una banalità, per molte persone no, quindi dove abbiamo visto che c'erano difficoltà abbiamo sviluppato dei software. Per me analizzare un ETF è una banalità, per molte persone no, quindi abbiamo creato dei percorsi ad hoc, quindi c'è tutto quello che serve ad una persona per essere autonoma nella gestione del proprio denaro da diversi punti di vista. Okay. Per quello che è il lungo periodo, il breve, la gestione delle finanze nel quotidiano, la gestione del debito, la gestione della pensione, eccetera. Quindi, non so, qual era la domanda? Scusa, sono stanco, non mi ricordo. No, mi sono perso. Come venivano formulati i corsi? Sì, ma avevi già risposto... Diciamo. Questo è un po' il percorso, quindi... si parte da una mia intuizione che poi viene corretta e se ne ragiona di gruppo con i membri del mio team e poi la cosa è in costante ottimizzazione, nel senso che cioè, certe idee magari devono essere aggiustate perché ti accorgi che può funzionare meglio in un'altra maniera. Okay. Quindi è un costante miglioramento dell'offerta ed è cambiata molto nel corso degli anni, quindi da quanto tempo vengono offerti i corsi? Da quanti anni? Ormai da fine del 17. Dalla fine del 2017. Tre anni, sì. Abbondanti. Sì, ma non hanno niente a che fare con... È cambiato tutto. Sono cambiati i prezzi, la tipologia di servizio, la profondità, l'organizzazione. Quindi è un'evoluzione continua, perché cerchiamo di adattarci alle sfide del... Sì, alle sfide del... Che ci sta ponendo il mercato, insomma. Quindi... cioè, bisogna stare molto attenti ad ascoltare quello che, di cui hanno bisogno le persone. E anche come si muove un po' il mercato che si muove attorno alle persone, perché è vero che le persone hanno diverse esigenze, però è anche vero che tutto quello che si muove attorno è così volatile, un po' come i mercati finanziari in questo periodo, che è difficile anche starci dietro delle volte. Sì, no, io qui parlavo della parte di formazione. Okay. E quindi per mercato intendevo il mercato della domanda, cioè okay. Chi vuole questo tipo di servizio. Okay. E poi c'è il tema del monitoraggio dei mercati, che è un'altra fetta molto importante delle nostre attività, però quello ormai, insomma, abbiamo delle procedure standard ed è una cosa che è contenuta all'interno di un processo, di una metodologia che è predefinita, quindi non lascia molto spazio a improvvisazioni. Ok, e invece l'ultima cosa, questa è una curiosità che non c'entra tanto con i corsi, ormai fra YouTube e attività imprenditoriale sei cresciuto parecchio in questi anni, moltissimo, cominciano a spuntare come funghi i cosiddetti haters, quelli che ti lasciano il commento cattivo, magari anche in ambito lavorativo, che parla, come gestisci un po' la cosa? Te ne infischi, cerchi di rispondere, di argomentare, oppure, insomma, qual è la tua visione?
Me ne frego. Te ne freghi? Punto zero. Cioè... Sono... Me ne frego perché la maggior parte delle persone non sa di cosa sta parlando. Appena... Poi io sono aperto al dialogo, alla discussione, ma se ci sono delle parolacce, degli insulti, proprio non iniziamo neanche a parlare. Io poi non guardo più i commenti, quindi nel senso è molto semplice, ho una persona che nell'ottica di capire dove va il mercato e di cosa hanno bisogno le persone, controlla le conversazioni, fa da moderatore, okay. Quindi non, la cosa non mi tange non minimamente. Sì. No, anche perché se... Ma nella vita in generale, se tu pensi all'opinione degli altri... Non vai avanti da nessuna parte. No, dove vai? Se ascolti gli altri. Ecco, diciamo che serve molta leadership in generale. Anche perché c'è... Cioè, sì, serve molta leadership. Cioè, io sono molto... cioè, su certe cose sono molto profondo, molto esperto, e su quelle cioè, c'è poco da fare. O tu mi dai delle prove, oppure io ho ragione e tu hai torto. Non ci sono, non c'è argomento di discussione. Okay. Su altre non mi esprimo, quindi io su certe cose di cui non ho... Vedevo durante il lockdown, tutti si esprimevano, cioè tutti si improvvisavano esperti in virus. Io non ho fatto una sola diretta sull'argomento. Non ne so, non mi voglio esprimere e non faccio commenti. Dove ne so, c'è poco da fare. O tu sei al mio livello, oppure la mia parola vale più della tua. Cioè, non esiste. E quindi, cioè, non esiste l'argomentazione. È come se io andassi da un premio Nobel, da un primario, e gli dicessi, tu non sai come opero io. Cioè, oppure hai sbagliato. Cioè, io non mi esprimo. O ho delle prove di, non so, un altro primario che mi dice che questo sta sbagliando. Faccio un esempio stupido. Oppure... ecco, io dove non mi metto in discussione dove sono forte delle mie conoscenze. Okay. Quindi non mi interessano le opinioni degli altri. Beh, penso che anche poi lasciarsene scivolare addosso sia in molti... È vero che uno ascolta magari le critiche costruttive, cerca di colloquiare, però molte volte quando la gente ti viene addosso come un camion solo perché vuole venirti contro... Io per esempio so che c'è un tipo che tutti i video di Montemagno, i rap, che ha pelato di M... A tutti. Ma beh, chissà quante volte l'ho ricevuto io. ma chi se ne frega, ma sì. Il mondo è pieno di gente frustrata. Tanto cioè, un personaggio così pensa quanto tempo sta dedicando a questa cosa che potrebbe dedicare a migliorarsi. A migliorarsi, giusto, sono pienamente d'accordo. È un fallimento personale proprio, quindi chi se ne frega, cioè, perché devo prestargli attenzione? Cioè, non è, mi offendo perché qualcuno mi dà del pelato di merda? Cioè, non è... no, proprio non me ne frega niente, non me ne frega niente. Cioè, ecco, secondo me se poi, magari perché, ripeto, confesso che adesso ormai ci ho fatto il callo e la cosa non mi tange, però magari all'inizio i miei video dava fastidio. Ma poi ti dico, col fatto che facciamo tanta pubblicità, cioè non hai idea di quello... ti dico che ho una cartella in cui sono salvate le più divertenti, ok? E prima o poi... a selezionatissime persone faremo vedere la cartella, i commenti, la cartella XXX. Però cioè io ci rido sopra perché non è, perché è pieno di gente. Questo è un mondo, quello dei social, che dà a tutti il potere di parlare. 20 anni fa, 30 anni fa non era così. Se tu andavi in un bar e dicevi una cazzata, ti mandavano fuori dal bar, ok? Sì. Oggi tutti possono parlare. E questa è la democratizzazione delle opinioni, però purtroppo le opinioni non valgono uguali. Non so, se non io ho letto, le opinioni non valgono in modo uguale, perché se io di una cosa sono esperto, la mia opinione vale di più. Cioè, non mi ricordo chi lo diceva, che la scienza non è democratica. Sì, beh, ma è chiaro, ma questi, cioè il concetto degli haters va di pari passo con questo fenomeno. La scienza non è democratica, la conoscenza non è democratica. Cioè nel senso che chi ce l'ha, chi ce l'ha ha diritto di parlare, chi non ce l'ha, secondo me, non dovrebbe esprimersi. Io non mi esprimo su cose che non so. Quindi, però ti dico, è una cosa che non guardi neanche più come... Zero. Sì. No, non mi interessa. Non mi interessa anche perché io mi concentro sui risultati di breve, medio periodo che sto facendo. Mi confronto con persone di cui mi fido, che so che magari mi dicono, guarda, io non farei così, ma lo dicono, mi piace il concetto del mastermind, ok?
quindi stiamo facendo dei progetti, è per dire, con questo potrei andare avanti 3 ore, quindi fermami tu, sviluppo immobiliare. Bene, è una tematica che in questo momento c'è da affrontare delle sfide che non c'erano 3-4 anni fa. Non si doveva affrontare le sfide di meno 11% di PIL in Italia. Ok, quindi cosa fare? Io mi sono confrontato con persone, con miei amici, soci, investitori, persone che... E ho detto, guarda, io sto pensando di fare questa cosa, cosa ne pensi? Però sono di pari livello di conoscenze, pari livello di fiducia, so che se mi danno un'opinione la danno nel mio... Cioè cerco la trasparenza più totale, se... Poi chiaramente cerco di convincerli, però dico, mi metto in discussione, ok? E un imprenditore deve farlo, quindi a livello di team cerco di fare lo stesso con i miei collaboratori. Cioè io ho delle idee, ditemi voi cosa ne pensate, distruggete la mia idea. Poi se non ci riuscite vuol dire che l'idea è oggettivamente buona. Se ci riuscite, bene, avanti la prossima. Cioè non, cerco di non affezionarmi, e questo l'ho imparato molto da Ray Dalio, che è un grande sostenitore di questa tesi. Lui nella sua azienda lavora solo così? Lui lavora così, quindi io ho visto una distruggete la mia idea e cerchiamo di farla crescere, ottimizzarla per il bene comune della lui, nostra organizzazione. Lui fece un TED Talks qualche tempo fa. È bellissimo, è incredibile. Riportò, l'hai visto, non so se l'hai visto, riportò sì. La email che ricevette da un suo collaboratore. Sì, quella fatico a crederla, però... Se fosse vera... Però comunque questo algoritmo che ha decisionale all'interno della sua organizzazione è affascinante. Infatti è un hedge fund più, se non sbaglio, quello... È uno dei più vincenti al mondo. Più vincenti, sì. Va bene. Così. Non ti tengo più perché so che in Italia è già parecchio tardi. Però una curiosità ancora, te la volevo chiedere. Chi volesse... fare quello che fai tu, secondo te la leadership, tu ne parlavi prima, la riesci a formare o ci deve nascere per forza così? Non lo so. Tu l'avevi quando hai cominciato? Eri sì, già... io l'avevo perché i miei genitori mi hanno messo volutamente in forte difficoltà, ma nel senso faceva parte di un processo educativo. Okay. Cioè io mi sono dovuto guadagnare ogni singola cosa a casa mia. Io e mio fratello ci siamo fatti un mazzo tanto per riuscire ad avere delle cose che i miei amici, tipo il motorino, sì. Ok? Cioè, banalità. E quindi io ho lavorato sempre in estate, per dire. Alle superiori e anche il primo anno di università. Cioè c'è gente che ha fatto molto più di me, intendo, però i miei, ed è una di quelle cose che io voglio portare avanti con i miei figli, uh-huh. I miei mi hanno messo volutamente in difficoltà, cioè una difficoltà gestibile, intendo, però cercando di spronarmi. E quindi io non lo so se è qualcosa... Se vai da dei formatori di miglioramento personale ti diranno che è possibile. Possibile, sì. Io non lo so, non lo so. Poi se guardo miei amici, conoscenti, dei gran cambiamenti drastici, io non li ho visti. Cioè, gente che non aveva leadership fino a 25 anni, poi puff, sono diventati... Quindi no, io non mi prendo il merito di questa cosa, o quantomeno in parte. Direi che il 50% è indottrinamento dei genitori, fuori discussione. Il 50% è attitudine personale, studio, dedizione. Però... sì, insomma, non mi aspettavo di lodare così tanto i miei genitori, ma tanto mia madre non guarda questo video, quindi non lo saprà mai. Potresti dirglielo però, guarda. No, ma gliel'ho già detto, gliel'ho già detto, perché comunque è fuori discussione. Però da padre ci penso molto a queste cose. Okay. E quindi è un po' il discorso che facevo prima. È innegabile che certe... Dopotutto, come fai a cambiare? Cioè, l'educazione che riceviamo sono i software installati nel nostro cervello. Come fai a fare format C2 ad una certa età e riformattare tutto? Non è possibile. Quindi, secondo me, poi l'adolescenza è quella che ha un ruolo fondamentale nell'educazione. È una spugna in quel periodo. Certo, quindi lì... Vabbè, adesso poi diventerai noioso. E andiamo fuori tema. Secondo me, entro certi limiti è migliorabile, non è drasticamente cambiabile.
Cioè, se non hai leadership, secondo me, che ti facciano credere, non è possibile. Però l'importante è migliorarsi. Ecco, con questo, guarda, chiudo questo volo pindarico. Alla fine il miglioramento, cioè alla fine l'obiettivo, secondo me, è migliorarsi partendo dal proprio punto di partenza. Cioè, prima dicevo che comunque siamo nati in paesi sviluppati, e stamattina guardavo un video di una popolazione cinese che oggettivamente sono praticamente a livello di schiavitù negli Stati in Cina, delle cose come si chiamano? Urumuki, una roba simile. Okay, una popolazione vicino alla Mongolia. Sì. Ecco, cioè, questi qua sono nati nel posto sbagliato del mondo, quindi ognuno, noi siamo nati nel lato giusto. Poi ci sono tutte le sfighe di questa generazione, nei miei video lo dico, i miei genitori hanno visto un mondo incredibile rispetto a quello che vede la mia generazione, ma alla fine uno deve correre la propria gara. Io corro la mia, che è diversa dalla tua, che è diversa da quella dei miei genitori, e quindi quello che definisce se io sto vincendo o no la mia personalissima gara è quanto sto progredendo nel mio percorso. Ed è chiaro che se non avessi avuto questa leadership avrei fatto magari meno passi, ma ne avrei fatti comunque se mi fossi concentrato. Quindi okay. Io la vedo così. Quindi, è chiaro che avendo avuto dei genitori così, io mi devo raggiungere dei risultati, cioè lo dico a me stesso. Okay. Devo raggiungere determinati risultati, perché sono cresciuto with the golden spoon, come dicono. Ok. Quindi... però l'importante, secondo me, è fare il passo lungo come la propria gamba e guardarsi dentro sul proprio percorso. Bisogna correre contro se stessi e non contro gli altri. Infatti, non contro gli altri, perché tu non puoi sapere gli altri che gara stanno giocando. Se hanno ereditato 1 milione di euro ai genitori, è inutile che tu ti confronti con loro. O se loro sono nati a Milano e tu sei nato a Caltanissetta, opportunità completamente diverse, lavorative, eccetera, è inutile che ti confronti. Cioè, sì... Dopo un minuto però smettila, perché ti deprimi e basta. Perfetto. Non va so, bene. Questa è la mia filosofia di vita. Io, per esempio, la scelta che ho fatto di muovermi da Crotone, che è una piccola città del sud, è stata proprio quella. Lì non avrei potuto fare quello che volevo fare. Certo, certo. Io ho fatto esperienze all'estero, Milano, Roma anche. Lì si vede molto probabilmente cosa vuoi fare nella vita. Poi io ho fatto male perché ho fatto una marea di debiti, però diciamo l'idea di partenza c'era. Ok, vabbè, ci hai messo mano e li hai risolti. Va bene, bene. Io Pasquale, ti ringrazio tantissimo per il tempo dedicato, penso che sia 1:20 che andiamo avanti. Sì, siamo andati avanti un po'. Grazie di essere stato qui con me. Per chi non lo conoscesse, prego, quei pochi, Giorgio Pecorari su YouTube, ma anche tutti i corsi di GP Invest Academy. Grazie mille e ci vediamo alla prossima volta. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao Pasquale, ciao.